Eccoci pronti per una nuova edizione del nostro TG, tanti gli argomenti a partire dal vento che ha causato danni e disagi soprattutto in provincia di Cosenza. Ci occuperemo di cronaca e poi dei sindacati che hanno spiegato le ragioni dello sciopero per il prossimo 29 novembre. Sede regionale per lo sciopero sarà Cosenza. Questo e tanto altro, ma cominciamo dai titoli. Pioggia e forti raffiche di vento hanno provocato disagi in tutta la Calabria, chiusa l'autostrada a Frascineto, alberi caduti in Sila e nella Valle del Crati, di Velte, le coperture dei vivai, danni evidenti, denuncia Coldiretti. Quattro persone sono finite in manette con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di droga, il gruppo deteneva anche armi. Un uomo di 49 anni è stato arrestato in flagranza di reato, avrebbe avvicinato una sedicenne per abusarla. La ragazza stava andando a scuola, il fatto è accaduto a Bagnara Calabra. Senise e Trotta hanno illustrato stamattina alle Mezzia Terme le ragioni della mobilitazione in programma il 29 novembre. Sarà Cosenza la sede della manifestazione regionale. Le associazioni dei familiari vittime della strada hanno avviato una petizione per invitare il governo a rivedere le disposizioni contenute nel nuovo codice della strada. La Calabria vuole mappare gli episodi di violenza che si registrano sul territorio regionale, un registro unico che contenga tutte le informazioni necessarie per studiare le misure di contrasto. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, partiamo con la pioggia, il vento che ha caratterizzato questo venerdì. Ci sono stati danni e disagi, la più colpita la provincia di Cosenza, oggi nel tratto di Frascineto l'autostrada è rimasta a lungo chiusa, partiamo da qui. Pioggia e forte vento stanno interessando la provincia di Cosenza. L'autostrada è stata chiusa tra Frascineto e Lago Negro. Dalle ore 8 di questa mattina, su segnalazione degli operatori ANAS in pattugliamento lungo l'autostrada del Mediterraneo, si era già rilevata una intensificazione del vento lungo la tratta tra Lauria e Frascineto. Si è immediatamente predisposto lo sconsiglio ad intraprendere tale tratta ai telonati, furgonati e caravan. Il fenomeno tuttavia si è repentinamente intensificato verso le ore 10:30 della stessa mattinata, rendendo necessaria l'adozione di misure restrittive, ovvero l'interdizione al transito ai mezzi telonati, furgonati e caravan tra lo svincolo di Lago Negro e Frascineto. Sono in corso i filtraggi per garantire la regolarità della circolazione a tutti gli altri mezzi e le condizioni attuali rimangono severe di forte vento, pertanto permarranno le limitazioni fino a cessazione delle cause che li hanno resi necessari. Diversi gli alberi caduti nelle località silane, disagi e danni anche nella Valle del Crati, come documenta Coldiretti, evidenziando che nelle zone interne ci sono problemi di viabilità a causa di alberi nei boschi caduti e lamiere che sono finite in strada. Nella Valle del Crati, in particolare, i fabbricati rurali, ma anche le serre e le coperture in vetro o telo sono stati spazzati via. Ad avere la peggio i vivai di ortaggi e fiori. I danni ci sono, ma ancora è presto per fare bilanci. Siamo alla cronaca, partiamo da Scalea. Ci sono stati quattro arresti, l'accusa associazione a delinquere con lo scopo dello spaccio proprio della droga. Vediamo.
C'è anche un episodio ritorsivo ai danni di una persona che aveva osato lamentarsi per le minacce ricevute nelle carte dell'inchiesta che ha portato ai 4 provvedimenti restrittivi per i presunti componenti di una banda operante sul lato Tirreno cosentino, accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo e lesioni personali. Uno dei componenti recatosi a riscuotere il credito ha esploso un colpo di pistola per punire e spaventare il debitore, reo di aver oltraggiato il gruppo riferendo di essere stato minacciato. Per questa circostanza è stata considerata sussistente l'aggravante del metodo mafioso. Aveva 2 canali di approvvigionamento, uno napoletano e uno cacetrarese, il sodalizio criminale, dedito allo spaccio di stupefacenti di vario tipo, principalmente cocaina, scoperto dai carabinieri della compagnia di Scalea. Ci sono centinaia di intercettazioni che raccontano i rapporti e le attività del gruppo. Chi sgarra busca, rottura di ossa, gambe rotte, braccia rotte, frasi che testimoniano la volontà di comandare sul mercato, inibendo gli altri spacciatori della zona, e dialoghi sulle cifre, migliaia di euro, che ciclicamente venivano impiegate per l'acquisto della droga da immettere sul mercato. I provvedimenti restrittivi eseguiti a Scalea, Cetraro e Ancona dai carabinieri della compagnia di Scalea, supportati dal personale delle compagnie competenti per territorio, sono stati emessi dal GIP su richiesta da DDA di Catanzaro. Sentiti anche i consumatori abituali di marijuana e cocaina, che si rivolgevano indistintamente ai componenti del gruppo per pattuire l'acquisto e ricevere le dosi. Sono state individuate anche le modalità di azione per rifornirsi di droga, eludendo i controlli delle forze dell'ordine e la gestione comune dei proventi, la disponibilità di basi logistiche per lo stoccaggio dello stupefacente, prevalentemente in abitazioni estive di un villaggio turistico, e le modalità di comunicazione finalizzate ad aggirare i controlli, parlando di pizze, pane e cornetti, che invece erano quantitativi di droga. Da Scalea ci spostiamo a Bagnara Calabra, vi raccontiamo davvero una brutta storia. Un 49enne è stato arrestato per una tentata violenza nei confronti di una minorenne, una ragazza di 16 anni che stava andando a scuola. Vediamo. Le 8.30 del mattino, una studentessa di 16 anni percorre a piedi Viale delle Rimembranze, una delle principali arterie di Bagnara Calabra, per andare a scuola. Lungo il tragitto però viene avvicinata da un uomo che la blocca compiendo atti a sfondo sessuale. La giovane terrorizzata riesce a divincolarsi, chiede aiuto, una scena che viene notata da una pattuglia di carabinieri impegnati in un normale servizio di controllo del territorio. I militari soccorrono la ragazza e bloccano l'uomo che viene ammanettato. Si tratta di un 49enne del luogo, accusato adesso di violenza sessuale su un minore. L'intervento tempestivo dei militari dell'arma non solo ha permesso di bloccare una grave aggressione, ma ha anche offerto una risposta immediata a tutela della vittima. La giovane sotto shock è stata accompagnata dai carabinieri in caserma, dove, insieme alla madre, ha sporto una denuncia formale contro il suo aggressore. Il 49enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Reggio Calabria su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali precedenti comportamenti analoghi da parte dell'uomo e verificare se possano esserci altre vittime. A Lamezia adesso cambiamo pagina, perché c'è stata una conferenza stampa stamattina di CGIL e GUIL per spiegare le ragioni dello sciopero indetto per il prossimo 29 novembre. La manifestazione regionale è prevista a Cosenza. Vediamo. Chiedono di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese, e rivendicano l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. CGIL e UIL Calabria lanciano da Lamezia Terme lo sciopero generale nazionale del 29 novembre. È un paese reale che soffre. Il governo ci dice che la coperta è sempre corta, sono anni che noi facciamo scioperi generali davanti a manovre di bilancio che non danno un segnale positivo a questo paese. Per la Calabria che cosa vuol dire? Intanto registriamo e continuiamo a registrare negli ultimi tempi un'emigrazione che è un'emigrazione non solo di quantità ma di qualità, un'emigrazione giovanile, perché abbiamo perso negli ultimi 10 anni 90.000 giovani. Un'emigrazione sanitaria che costa alla Calabria tanti soldi, e quindi siamo qui veramente per rispondere a quello che è. Noi viviamo tra le persone, andiamo nei luoghi di lavoro, parliamo con la gente, quindi quello che rappresentiamo oggi sono i bisogni di un paese reale che soffre e che continua a soffrire. La conferenza stampa congiunta per illustrare le rivendicazioni dello sciopero, che verrà accompagnato in Calabria da una manifestazione a Cosenza, quella del governo
governo, sottolineano i due segretari, è una manovra anche contro il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno nella manovra non esiste proprio, quindi io sfido chiunque a trovare qualche passaggio di... Addirittura hanno tolto il 30% della contribuzione sulle assunzioni per il Mezzogiorno, quindi il Mezzogiorno per questo governo non esiste o esiste solo ed esclusivamente come bacino elettorale. Per il resto l'alta velocità si ferma al 2030 a Preammare, e la 106 ha un progetto di completamento che da un certo punto in poi fino a Reggio Calabria non abbiamo notizie, l'autostrada è quella che è. Quindi, come vedete, il Mezzogiorno e anche i ritardi nel PNRR che sono nella piattaforma rivendicativa di questo sciopero chiaramente ci dicono che non solo ci sono ritardi, ma non c'è un progetto complessivo di spesa del PNRR. Sono circa 30 le associazioni dei familiari delle vittime degli incidenti stradali che criticano il nuovo codice della strada. È stata lanciata una raccolta di firme online. Vediamo. Il nuovo codice della strada, approvato nelle ultime ore dal Senato, non convince le associazioni delle vittime sulla strada, tanto che hanno avviato una petizione online «Fermiamo la strage stradale», che ha raccolto 20.000 adesioni finora. E se il ministro Salvini, illustrando il nuovo provvedimento, parla di più sicurezza e prevenzione, contrasti ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazione stradale, dal canto loro le associazioni la vedono in modo completamente diverso. È solo un codice repressivo. Cioè non porta avanti un criterio nuovo, cioè quello di cambiare la mobilità, cioè non più solo impostata sulla mobilità privata, motorizzata, ma anche sulla motorizzazione pubblica, più leggera, dai pedoni ai ciclisti, che invece sono quelli che più tartassati, 179 ciclisti ammazzati, 368 pedoni uccisi sulle strisce pedonali, questo è il sistema del codice della strage, altro che codice della strada. Da qui le proposte, come i 30 km orari, intensificare il trasporto pubblico e non solo. Mobilitare le persone a cambiare stili di vita e stile di attenzione all'ambiente, alla salute, perché il problema non si muore solo di auto che uccidono quelli all'interno e quelli all'esterno, ma anche da inquinamento urbano. Questo è l'altro punto importante. Si sono svolti alla Cittadella regionale gli Stati Generali sulla violenza di genere. È stato sottoscritto un protocollo d'intesa per mappare tutti i dati. Vediamo. Le firme sul protocollo sono un sigillo per creare quella rete su tutto il territorio regionale basato sul coordinamento, perché senza una mappatura, hanno ribadito gli esperti, non si riescono a portare avanti le misure necessarie per arginare la violenza di genere che anche in Calabria ha raggiunto livelli drammatici. Questo l'intento emerso dalla seconda edizione degli Stati Generali sulla violenza di genere a Catanzaro, alla Cittadella regionale. A organizzarlo l'Osservatorio della Regione. Nello specifico, qual è l'obiettivo principale del protocollo? Creare un sistema integrato, sincronico per tutto il territorio regionale. La prefettura si impegnerà a raccogliere questi dati e poi a trasmetterli all'osservatorio e si impegnerà a far sì che vengano attraverso le attività dell'osservatorio anche attuate delle formazioni di chi è preposto alla raccolta di questi dati. Puntare sulle nuove generazioni diventa fondamentale in questa emergenza nazionale. Bisogna prendere, ripeto, una forte consapevolezza dei rischi e nello stesso tempo delle misure che ci sono, perché ce ne sono, devono essere soltanto rafforzate e in qualche modo veicolate meglio nelle persone, nelle giovani generazioni, perché i problemi sono, ahimè, drammatici. L'impegno è mirato. Adesso quest'altro protocollo con gli organismi giudiziari per censire tutti i reati dove sono coinvolte le donne, perché dobbiamo conoscere anche i numeri, conoscere i luoghi dove vengono effettuate queste violenze. Ben vengano questi protocolli firmati sia con la regione sia con i prefetti, in modo da costituire quel network che troppe volte manca, quindi quella relazione continua e ottimizzata fra tutti gli attori del processo.
Parliamo adesso di scuola con l'importante primato del Valentini di Castrolibero, primato in Calabria. Questo emerge dal report della Fondazione Agnelli e in particolare il report Eudioscopio 2024. Vediamo. Il Valentini Maiorana di Castrolibero è il miglior istituto di istruzione superiore in Calabria, a decretarlo l'edizione 2024 di Eduscopio. Una vera e propria classifica, si tratta di un report della Fondazione Agnelli sulle scuole superiori che meglio preparano i ragazzi agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Un risultato che fa esultare ragazzi e insegnanti, la soddisfazione della dirigente scolastica che spiega come si è arrivati a questo risultato. È una sorpresa, ma allo stesso tempo è una sorpresa che ci inorgoglisce e che è il risultato di una politica scolastica che abbiamo adottato da 2 anni a questa parte, ma anche per il corrente anno scolastico, che ha fatto dell'innovazione didattica e della cura dei nostri alunni un cavallo di battaglia. Una cura che è stata rivolta alle intere classi o ai singoli studenti e che ha fatto sì che l'impatto della scuola nel primo anno di università potesse garantire ai nostri studenti, ex studenti, un profitto che ha portato poi a questo risultato. È un'innovazione didattica che sta continuando ancora adesso con delle scelte molto suggestive che vedremo se negli anni prossimi riusciremo ad avere e a mantenere anche lo stesso risultato dello scorso anno riguardo all'indagine Eduscopio. Ci auguriamo di sì, ma in ogni caso siamo portati a garantire sempre più un atteggiamento di attenzione verso su quelle che sono anche le innovazioni che nel contesto sociale si determinano, tipo l'intelligenza artificiale, data science, la collaborazione con l'università a stretto giro e tutto quello che riguarda anche le attività di PCTO veramente innovativi e veramente coinvolgenti per i nostri studenti. La giornata dedicata agli alberi, Crotone ha deciso di riqualificare via Impastato. Vediamo. La giornata nazionale degli alberi è un'occasione per ricordare la loro straordinaria importanza per la vita dell'uomo e per la qualità dell'ambiente. Diverse le iniziative anche in Calabria e a Crotone è stata riqualificata la strada parco di via Peppino Impastato con la messa a dimora di 25 alberi. All'iniziativa presenti anche rappresentanti del WWF, di Legambiente e una delegazione di alunni del liceo scientifico Filolao. E sono stati i propri ragazzi protagonisti della piantumazione di alcuni alberi su via Impastato. Stiamo puntando molto sulla rigenerazione della città, ha detto il sindaco Voce. Noi vogliamo sostituire e piantare tutti gli alberi che in questi decenni sono seccati in città e non sono stati mai sostituiti, quindi non solo in città ma anche nelle periferie come vediamo in quest'area della città. Stiamo investendo sul verde pubblico. Possiamo vedere questi alberi in questa via, in questa strada che stiamo piantumando con un'irrigazione, un impianto di irrigazione a goccia. Ed è importante trasformare la nostra città in bello, in qualcosa che sia vivibile. Possiamo vederlo sui parchi cittadini che abbiamo riqualificato, da Orto Tellini, la Villa Comunale, il Parco delle Rose, il Parco Baden-Powell, dove abbiamo sostituito praticamente tutti i giochini ed è frequentato da centinaia di bambini. Quindi una città che sia vivibile da loro e che sia bella non solo per il verde e non solo per le grandi infrastrutture che stiamo realizzando, immagino il teatro, la piscina comunale. E parliamo adesso di sport. Domani al Ceravolo arriva il Mantova, quindi parliamo del Catanzaro. Vediamo. 15 giorni per dare un'ulteriore svolta al campionato. Con questa certezza, e forse anche questo interrogativo, il Catanzaro si appresta a ricevere la visita del Mantova. Un match non semplice con un obiettivo chiaro, i 3 punti. Per dimostrare di aver chiuso una prima fase caratterizzata da naturali cambiamenti. Abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio, ma perché è un calcio totalmente, diverso, però penso che la squadra nelle ultime partite la vedo molto più energica, più
con una, come posso dire, con una più sicura, bravissimo, più sicura, e quindi diciamo di continuare su questa strada, e secondo me ci porterà grandi risultati. Troppi i pareggi rimediati in questa prima parte, 9 su 13. Il percorso di crescita però passa anche da fasi come queste, ed il match con il Sud Tirol potrebbe essere stata la svolta. Io mi ricordo che feci un'intervista dopo la vittoria di Sud Tirol e dissi che la squadra comunque c'era. E questa è la prova, perché andando sotto 2-0 in trasferta con una squadra che doveva vincere, abbiamo fatto una prova veramente di grande valore. La squadra è una squadra che ci sta, è carica, diciamo che, come dicevo prima, manca quel pizzico di fortuna in più per qualche vittoria in più, però come diceva anche Marco prima, i pareggi non dobbiamo guardarli con una nota negativa. E chiudiamo con un percorso enogastronomico, un percorso a San Nicola Arcella, vediamo. Il percorso di promozione delle eccellenze enogastronomiche calabresi passa da San Nicola Arcella, centro dell'Alto Tirreno Cosentino, per Vino da Amare, kermesse che si svolgerà sabato 23 novembre. Un momento di promozione ma anche di dialogo per gli addetti del comparto. Una grande kermesse che avrà modo di promuovere l'enogastronomia del nostro territorio, della Riviera dei Cetri, ma di tutta la Calabria. Circa un centinaio di aziende, soprattutto quelle del settore vitivinicolo, ma anche altre del comparto enogastronomico, porteranno nella Riviera dei Cetri la qualità del Made in Calabria. Un'occasione per parlare, per confrontarsi, per soprattutto disquisire su quelli che sono i temi legati all'enogastronomia, a questo meraviglioso territorio, ma anche poi un incontro fra produttori, un incontro fra chi questi prodotti poi li commercializza, li propone, li produce e poi li vende. Negli ultimi 20 anni possiamo dire che il mondo del vino calabrese si è reso molto più complesso, è cresciuto sia in termini di qualità ma anche in termini numerici. Il numero di etichette, di aziende, di etichette che sono sul mercato sono cresciute a dismisura, sono oltre 1000 le etichette sul mercato, sono tantissimi i vitigni che vengono declinati nelle nostre bottiglie, delle bottiglie dei nostri produttori, e diciamo che i consumatori ne conoscono pochissime, quindi uno degli obiettivi è quello di far capire e far conoscere al nostro mercato quelle che è oggi la varietà dei vini calabresi. E adesso le attese e previsioni del tempo per il weekend, vediamo. Domani e dopodomani sostanzialmente non ci saranno piogge, ci sarà un generale miglioramento. Questo generale miglioramento però sarà accompagnato da un brusco calo delle temperature di circa 6-7 gradi. Vedete i colori nettamente diversi tra la mappa di oggi, venerdì, alla sinistra e le altre due. E in particolare sulle cime più alte dei rilievi non solo avremo minime ben al di sotto dello zero, ma anche le massime potrebbero essere caratterizzate dal segno meno. In generale, ripeto, avremo una riduzione delle temperature costante. Possiamo vedere anche l'ultima figura inviata, quella relativa alle temperature massime, cambia poco, avremo una riduzione generale di circa 6-7 gradi. Il cambio di scenario delle temperature è dovuto al cambio del regime dei venti. Mentre oggi prevalgono venti intensi da ovest sul Tirreno in particolare e da sud più caldi sullo Ionio, stiamo già iniziando a percepire il cambiamento. Saranno protagonisti forti venti freddi da nord, però da domani saranno in attenuazione. E la tendenza per la prossima settimana: già domenica avremo un leggerissimo innalzamento delle temperature che sarà più forte durante la prossima settimana, durante la quale non si verificheranno precipitazioni, quindi ci avviamo ad una settimana successiva con cieli sereni e temperature fredde, ma non così fredde come domani e dopodomani. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.